Riassunti stupidi cartoni animati. Holly e Benji è un cartone animato dove teoricamente in Giappone dei ragazzini corrono su campi da calcio che seguono la rotazione terrestre, ovviamente, e soprattutto giocano in stadi pieni manco fossero finali di Champions League. Durante queste partite tirano delle minnelle sapide, ovvero delle pallonate che addirittura riescono a piegare e ad ovalizzare il pallone, e soprattutto fanno delle grandissime acrobazie per tutto il campo. Io ho provato un paio di volte a fare alcune scivolate come loro facevano, sono riuscito a fare 3 centimetri, di cui 2 con le scapole, lesionandomele. Tra l'altro questi ragazzini immensamente doppati, perché hanno cosce così, ce n'è uno che addirittura è abbronzato, e soprattutto di questi nessuno ha gli occhi a mandorla. È in Giappone, Giappone che poi nel proseguio dei cartoni animati vincerà addirittura il mondiale, che è una probabilità scarsissima, però evidentemente lo fanno per aumentare la loro autostima. Nella rosa c'è un portiere che è il migliore del mondo, è il migliore dell'universo, ma è così sfigato che in genere gioca solamente le finali. E finora a portare avanti sempre tutta questa situazione è Oliver Hutton, cioè il nostro protagonista, cioè Capitan Tsubasa, come dovrebbe chiamarsi, che vince tutto, salta sulle porte, salta sulle reti, salta sulle ginocchia degli altri. E, tra l'altro, il capitano in genere della squadra avversaria, cioè teoricamente l'antagonista, è peraltro di colore o è perennemente abbronzato, cioè Mark Lenners. Diciamo, è un cartone che crea un po' di confusione, è assolutamente multiculturale, quindi è consigliato a tutti, però non apprendiamo le regole del calcio, non proviamo ad emulare veramente, perché io ho provato anche lì una volta a saltare sulle gambe di un altro mio amico e farmi lanciare in aria, ma con scarsissimi risultati. Brasiliano, mentre l'altra squadra è allenata da un alcolizzato, però insomma anche lì qualche problemino sociale. Alla prossima puntata!